Salve a tutti amici di YouTube, eccomi con un mega unboxing, un unboxing bestiale, come leggete dal titolo, un unboxing bestiale. Ragazzi, devo fare anche un unboxing lampo perché sto in partenza, devo andare a Perugia, c'ho la Milsim, il pacco è arrivato oggi, speravo che arrivava ieri così avevo più tempo, ma non ho il tempo, lo devo aprire per forza adesso perché c'è una cosa dentro che mi devo portare, e chiaramente non il fucile. Però c'è un'altra cosina dentro che mi devo portare, quindi faccio un unboxing proprio lampo. Pacco proveniente dalla Polonia, da Taiwan Gun, corriere UPS. Quindi andiamo subito ad aprire questo mega pacco, ragazzi. Finalmente è arrivata la bestia, tanto attesa. Era tanto che la volevo fare. Credo che adesso siamo in due in Italia ad avere questa replica, quindi molto velocemente andiamo ad unboxare. Scusate i rumori di fondo, di giardino, di strada. Quindi velocissimamente, pluriball, due molle della Garder SP90 SP100 per riportare al jaul questa bestia. Guardate che cazzo di pacco, ragazzi, quanto è grande. Qua velocissimamente ci dovrebbe essere il Cobra Dot, il Dot per AK con la sua slittina, vediamo un po', farò poi una recensione dettagliata di questo oggetto. Sì, eccolo qua, Cobra Dot con la sua slitta, proprio per risposta per AK. Ora non credo ci sia la batteria, spero di averne una, devo capire al volo un attimo come funziona. Beh, comunque Cobra Dot. Qua non c'è niente praticamente, scatolina molto scarna, ok, ma la parte fondamentale incredibile è questa qui, ragazzi, questo mega fucile, mega pacco enorme dal peso di 7 kg. Andiamo a levare la carta, via la carta, via la carta, via il pluriball. E ragazzi, è una sorpresa anche per me. Ragazzi, il pacco più grande che abbia mai visto, ragazzi. Pacco, cioè la confezione di un fucile più grande che abbia mai visto. Notate la scarnosità, se così si dice, del pacco. Madonna, ragazzi. Madonna. Allora, questo poi susseguirà poi una recensione. Porca, raga. Bello una cifra, oh! Bello una cifra! Vabbè, PKM, ragazzi, della AEK, perché c'è soltanto l'AEK che lo riproduce, cioè in verità è marchiato tipo PEG, ma è AEK. E madonna, raga! Wow! Ho preso la versione in legno, cioè ci sono gli inserti in legno, poi vabbè farò comunque la recensione. Ragazzi, è una bestia mai vista. Porca troia, raga. Delta size al contrario, il normale AK. Ragazzi, è qualcosa di veramente inverosimile, è bellissimo. Oh, senti quanto pesa. Con il suo mega caricatore stupendo, devo dire. Aia, caricatore e batteria cinesi. Vaffanculo. E niente, ragazzi, questo era il mega fucile, ragazzi, cioè è bellissimo. Cioè sapevo che era bello, ma toccandolo con mano è veramente qualcosa di esageratamente bello. Porca troia, raga. Bello una cifra. Lasciate un bel pollicione in su. Ciao a tutti.